Ecco che vi presento la valigetta o la borsa di piombo. Questo è piombo idraulico che si trova in commercio. Trasporta piastrella. Questo è il contatore Geiger, Radex francese, riconosciuto dall'Agenzia Atomica francese. Lo posiziono, vedete, sopra il piombo. La consistenza atomica del piombo di questo spessore tale da non far passare le radiazioni. Quindi adesso lo sposto, apriamo la valigetta, ecco qua la fatidica piastrella, avvicino lentamente il Geiger. Questi beat che sentite sono le disintegrazioni al secondo atomiche. L'atomo della piastrella, essendo instabile, non stabile come gli altri atomi che sono stabili, tendono a uscire dal loro nucleo. E vedete che il display è aggiornando, c'è un po'. L'unità di misura sono i microsievert ora, che è l'unità di dose assorbita dal corpo umano. Adesso si aggiorna, vedrete che lo strumento ha una scala bassa, però arriva a fondo scala che è 9,99. Diciamo 10, ma li oltrepassa. Microsievert ora. Adesso appena lo spostiamo, guardate, molto lentamente la radiazione sparisce. Immaginatevi un pavimento. Adesso si capisce benissimo anche a questa altezza. Adesso mi sto alzando. Si sente. Lo stesso.